il municipio torna, perché il municipio torna a portare il premio Di Stefano nel municipio per pubblicizzarlo e farlo conoscere, e soprattutto farlo conoscere a tutte le scuole. Questo non è il premio dei più bravi, ma è il premio di chi sa darci più emozioni. Perciò volevamo arrivare anche agli istituti tecnici, che in questi anni hanno partecipato di meno, e la volontà di fare questa conferenza qui in municipio nasce proprio per questa esigenza, ed oggi sono veramente felice perché erano presenti tutti. Perché è un concorso che nasce da emozioni forti. L'emozione di un ragazzo che muore a 20 anni è un'emozione molto grande, non solo per me che sono stata la madre, ma per tutti i compagni, gli amici che ancora oggi fanno parte dell'associazione e che ancora oggi ci seguono, ci aiutano, coadiuvano con il nostro lavoro e portano avanti questo impegno e questa associazione. E noi abbiamo tanti premi, e sono tutti premi legati alla lettura in modo particolare. L'importante è che si attenga al tema. Ogni anno noi diamo un tema diverso, quest'anno il tema è, penso, particolarmente stimolante, si intitola Frammenti di me, quindi lascia molto spazio all'interpretazione. L'importante è quello, poi si può esprimere in qualunque maniera, perché ogni ragazzo deve poter avere la possibilità, qualunque scuola frequenti, qualunque, e ci tengo a sottolinearlo, di esprimere le proprie emozioni nel modo che gli è più adatto, insomma, che più gli piace, parliamo chiaramente. Quindi non ci limitiamo a essere un premio letterario. E la cosa importante, io lo sottolineo sempre, che la nostra giuria non va a cercare la perfezione stilistica o la perfezione ortografica, va a cercare l'emozione. Se ci emoziona, allora quel ragazzo sarà premiato. Siccome quest'anno e negli anni passati i ragazzi hanno presentato sempre più spesso brani musicali, canzoni, rap, abbiamo deciso proprio di istituire un premio dedicato solo a questo settore. Ed è un premio importante perché è la registrazione di un brano e l'intervista radiofonica, quindi penso che i ragazzi saranno stimolati a produrre ancora di più.